Il programma è offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, helicopter service. Medio Più, prima puntata del secondo anno, bentrovati cari telespettatori. Prima di iniziare, come sempre, il bollettino agrometeorologico. Il bollettino agrometeorologico del GAL Sabino Bresciano, Valle Camonica, Valle di Scalve, per questa settimana ricorda tutti i lavori principali da svolgere nei campi, nei vigneti, nei frutteti. È il momento della raccolta ed è anche il momento della valutazione di quanto si è compiuto durante l'anno. È pubblicato online ed è consultabile liberamente da parte di tutti. Cosa dice il meteo per i prossimi giorni? Bel tempo costante almeno per tutta la settimana, dunque opportunità di svolgere numerose attività all'aperto ma anche di gustare appieno la natura del mese di novembre. Castagne, castagne e ancora castagne, ce ne parla Alessandro Putelli. Quest'anno è il caso di dire finalmente sono tornate le castagne. Sì, finalmente c'è stata questa rinascita, possiamo dire, della castanicoltura e soprattutto del prodotto castagna. Dopo anni difficilissimi, comunque negli ultimi 20 anni, prima per il cancro, poi per un abbandono comunque anche della popolazione, quando proprio nel momento più importante, dove c'era un rilancio anche degli enti, delle cooperative, dei consorzi, c'è stato anche il cinipide che ha dato comunque un colpo di grazia. Finalmente dopo 5-6 anni si è riusciti, grazie anche al rilancio del Torimus e grazie forse anche a tante azioni magari meno evidenti ma importantissime, quali le potature, quali l'allontanamento delle ramaglie, tutte le azioni agronomiche, si è riusciti a debellare o perlomeno a contenere il danno di questo insetto. La Valle Camonica sta programmando numerosissime iniziative legate alle castagne e anche questo aiuta a far tornare il gusto di questo prodotto straordinario, degli alberi del pane. La castagna per eccellenza è frutto autunnale, ovviamente insieme alle mele, insieme all'uva e tutti i prodotti autunnali, e con la castagna e le farine della base di castagne è importantissimo proprio questo utilizzo in cucina, quindi promuovere un territorio e di conseguenza promuovere anche tutti i prodotti adesso abbinati. E adesso parliamo di Silter con il presidente del consorzio Andrea Bezzi. Il Silter sta maturando. Esattamente, adesso finalmente la DOP è arrivata. Ecco, una cosa che ci terrei di nuovo a precisare ancora ai consumatori, che il Silter DOP lo troveremo dalla primavera. Tutto il Silter che si trova in giro adesso è il Silter che è stato fatto antecedentemente la denominazione protetta. Dunque non abbiate fretta a ricercare il Silter DOP perché ancora non esiste, ancora nella fasciera. Dunque i tempi di stagionatura, della marchiatura, indicativamente in primavera ci saranno i primi Silter DOP. Adesso ripeto, proprio è un Silter, il vecchio Silter senza la certificazione. Ma a dicembre ci sarà un grande appuntamento. Esattamente, il 5, 6, 7, 8 dicembre a Ponte di Legno, come ormai la patria del Silter, come l'era una volta, ci sarà il terzo festival del Silter. Dunque siete tutti invitati nella sala consigliare del Comune di Ponte di Legno a degustare i migliori Silter in assoluto. Ci sarà un concorso proprio riservato al pubblico e inoltre abbinato al Silter ci sarà un po' tutto quel che riguarda l'enogastronomia camuna, dal consorzio della castagna, al consorzio dei vini, il consorzio dei frutti, tartufi e chi più ne ha più ne metta. Cosa si può fare con le castagne? Ce ne parla l'amministratore delegato del consorzio della castagna. Come è andata la produzione e cosa troveremo sulla tavola dei camuni e non solo? La produzione quest'anno fortunatamente è ritornata abbondante e anche ottima, quindi ci hanno conferito all'incirca un 300 quintali di castagne che sono state tutte essiccate e quindi adesso con calma durante l'inverno, man mano che dobbiamo fare le referenze del consorzio, verranno poi macinate. Come vedete l'ambientazione è proprio qua nel mulino, dove poi una volta trasformate in farina vengono conferite al laboratorio di proprietà del consorzio che si trova a Ponte di Legno, dove vengono trasformati in panettoni, nel periodo appunto di Pasqua in colombe, 4 tipi di biscotti, una tortina e da quest'anno la novità è che abbiamo cambiato lo stile delle tagliatelle, abbiamo fatto un fusillo, ci sarà un raviolo fresco a breve. Vedremo poi se riusciamo a canalizzarlo all'interno della piccola distribuzione in Valle Camonica oppure se lo troverete sulle tavole dei ristoranti appunto della Valle Camonica. Quest'anno
le castagne sono davvero belle e dopo 3 anni di assenza dalle nostre tavole possiamo finalmente dire, oltre a produrre i prodotti in Valle Camonica, utilizzare anche proprio la farina e castagne della nostra valle. E anche per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Meteo Più ogni sera su Più Valli TV. Il programma è stato offerto da AT, coperture industriali e bonifica amianto, CISVA, caseificio sociale di Valle Camonica Sebino, Elimast, Helicopter Service.